Il principe Harry d'Inghilterra di recente ha rilasciato una intervista a Oda Kotb per la trasmissione chiamata Today Show. Il programma, vi ricordo che è andato già in onda e adesso però vi vengo a disvelare ciò che per l'appunto sarebbe stato detto. È una TV americana, quindi statunitense. Fino adesso Harry aveva accettato di farsi intervistare soltanto da Winfrey nel 2021 a marzo. Dichiarazioni piuttosto vivaci e forti che hanno contribuito a, diciamo così, rovinare i rapporti col padre Carlo e con William. Questa volta però il tenore della conversazione potrebbe essere un pochino diversa. Harry infatti si sofferma a parlare dell'incontro avuto pochi giorni fa in maniera segreta con la regina Elisabetta e avrebbe detto: "Avevo un sacco di messaggi per Invictus Team UK, che ho già trasmesso alla maggior parte di loro, quindi è stato bello vederla, sono sicuro che le piacerebbe essere qui se potesse". Andando a confermare quindi le voci, diciamo così, dei più informati, secondo i quali i rapporti tra i Sussex e la famiglia reale adesso sarebbe un po' più disteso. Durante l'intervista Harry parla anche del rapporto con Meghan Markle da Invictus Games alla nuova vita proprio in California, negli Stati Uniti d'America. E avrebbe detto: "I giochi di Toronto sono stati la nostra prima uscita pubblica ufficiale. Ci stavamo frequentando in quel momento, adesso, 5 anni dopo, eccoci all'AIA, qui in Invictus Games, come genitori di due figli che vivono negli Stati Uniti d'America. Ho sempre desiderato andare a condividere questi momenti incredibili con qualcuno di speciale. Avere Meghan al mio fianco per me significa veramente tutto". Insomma, parole abbastanza importanti, quelle del Principe Harry. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Iscrivetevi se vi va, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti e una buona giornata.